Carissimi fratelli e sorelle di Colla e di Serrastretta, ecco, grazie a Liberi TV per avermi dato questa bellissima occasione di potervi formulare gli auguri di una Santa Pasqua anche in questo modo. Qual è l'augurio più bello per noi cristiani? Sapere che Gesù è risorto. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È risorto. Non è più morto, ma è risorto. Allora, ecco, una Santa Pasqua di risurrezione a voi tutti. Vi giunga dal profondo del mio cuore. Volevo, ecco, darvi gli auguri di Pasqua rileggendo un po' quel brano evangelico che abbiamo proclamato questa notte nella veglia pasquale. Il Vangelo dove, ecco, dice Matteo che vi fu un grande terremoto ed un angelo sceso dal cielo si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Ecco la risurrezione, in che cosa può consistere nella nostra vita. Cioè, fare esperienza del risorto significa far rotolare tutte quelle pietre che dinanzi a noi poniamo spesso o che la vita stessa a volte ci pone dinanzi. Perché? Perché abbiamo questa sensazione di sofferenza, questa sensazione di dolore, questa sensazione di pesantezza. Perché? Perché forse la sofferenza è più forte della stessa vita. Invece no, la risurrezione di Cristo ci indica una verità bellissima, quella che noi siamo sempre più forti della morte. E allora ecco un secondo monito del Vangelo di oggi, di questa giornata di Pasqua: perché cercate tra i morti colui che è vivente? Noi chi cerchiamo? E dove cerchiamo Dio? E come siamo nella ricerca di Dio? Dei morti o dei viventi? Interroghiamoci, questa è anche la Pasqua: passare dalla morte alla vita, da quella morte che spesso purtroppo incontriamo nella quotidianità di ogni giorno, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, magari assuefatti dalle tante problematiche, dalle tante situazioni, e in questo tempo in maniera particolare anche un po' impauriti e anche un po' presi dal panico di questo virus che ci ha sorprendentemente presi nelle abitudini più belle, più normali della nostra vita. Ecco, la risurrezione di Cristo deve essere questo, deve farci capire che tutto è grazia, anche questo tempo strano, anche questo tempo particolare che noi stiamo vivendo possa diventare per noi veramente un motivo di rinascita, un motivo di risurrezione. Ricordiamolo sempre questo, perché da qui parte la risurrezione di Cristo, da qui parte la risurrezione di ciascuno di noi. Allora l'augurio più bello ancora una volta ve lo voglio formulare con le parole che la Chiesa ci fa appunto cantare in questa giornata meravigliosa, in questa solennità bellissima, il centro della nostra fede: Cristo crocifisso è risorto, così come ci aveva detto. Alleluia. Voglio ancora rubarvi un secondo per dire grazie alle nostre autorità civili e militari, ai nostri sindaci di Soveria e di Serrastretta, al comandante della stazione di Soveria Mannelli e di Serrastretta, perché in questo tempo hanno saputo, ecco, veramente essere vicini alla comunità, alle comunità loro affidate, ecco, con grande discrezione, con grande professionalità e con grande amore, sapendo affrontare anche dei casi abbastanza singolari e particolari. Allora, ecco, veramente il mio augurio personale va anche in maniera particolare a loro, perché il Signore possa benedire il loro operato e possa dare forza a tutte le forze che in questo tempo si sono impegnate e si continueranno certamente ad impegnare a fare in modo che il tempo della nostra sicurezza possa essere sempre un tempo buono. Allora, ecco, collaboriamo insieme a loro, come facciamo sempre, e facciamo in modo che tutto possa andare sempre per il meglio. E poi quello che il Signore ci ricordava, ecco, tutto andrà bene, che è la prima espressione di Gesù, ecco, possa diventare anche non un motto da scrivere, ma un qualche cosa in cui credere. Anche questo è risurrezione, anche questo
e Pasqua. Auguri ancora a tutti. Buona Pasqua di nuovo in Gesù risorto. Alleluia.